Possono prendere il mio corpo, possono farmi tutto, ma l'anima no, quella non posso toccarmela. Sono le parole di Alina, che da qualche anno lavora nei campi di Ragusa, venuta nel nostro paese con tanti sogni e ora umiliata, violentata, in mano a bambini che la sfruttano nel lavoro, nella vita e nel corpo. Tutti sanno, nessuno parla, perché il lavoro non c'è. Alina ha dei bambini e allora non puoi rifiutare i corteggiamenti di chi le dà il lavoro, di chi le dà gli euro necessari per pagare gli alimenti, la scuola e i figli. Alina è una schiava, ricattata ogni giorno, come tante, troppe altre donne. Alina è l'emblema di cosa sia diventato oggi il lavoro. Non fa differenza il colore della pelle, da dove vieni, quanti anni hai, perché di abuse in Italia ce ne sono tante e di gente sotto ricatto ai limiti della schiavitù ce ne sempre di più. Alina è la rassegnazione di un paese a cui è stato tolto tutto, la rassegnazione su cui si è costruito un modello di sviluppo e chiesto alle imprese non di innovare, di formare i talenti, ma di giocare sul costo del lavoro e sulla mercificazione delle persone. Perché la precarietà non è un contratto a tempo determinato, non è nemmeno uno stage. La precarietà è una scelta politica, avallata dalla destra, ma in alcuni casi purtroppo anche dalla sinistra. È un paese intero in cui non hai più diritto di ribellarti, perché viene sancito che non vali niente, qualunque cosa ti faccio non ti devi piegare e chinare la testa. Questo vuole fare il governo Renzi, rendere tutti ritrattabili, sotto l'illusione delle tutele per tutti non ce ne saranno più per nessuno. Il Presidente del Consiglio ha ripetuto più volte che oggi il mercato del lavoro è un apartheid. Beh Presidente, anche in Sudafrica c'era l'apartheid, ma lì c'era un leader di rischiare la vita, pur di estendere i diritti a chi non li ha mai avuti. Quindi abbiamo
sinistra, dei partiti e del sindacato, oggi ha bisogno di una nuova biografia. Non è semplicemente una questione anagrafica, non conta l'età che hai scritto sui documenti, conta invece la vita vissuta, conta la tua questione biografica, la tua testimonianza. Ripartiamo da qui e facciamolo senza paura, perché se è vero che in questi anni i sindacati e i partiti hanno perso consenso e credibilità, se non rappresentano quelli come Marta, il problema è di tutti, così come se a difendere l'articolo 18 restano solo loro. Soltanto in questo modo, noi tutti, anche chi è fuori dalle organizzazioni ma non accetta questo stato di cose, riusciremo davvero ad aprire una sfida nel e per il Paese. Perché per ripartire dalla sinistra del lavoro e delle libertà, come si dice in questi giorni, non si può fare i conti solo con il ceto politico intellettuale. Significa invece ripartire da quelli che hanno le cicatrici di quello che il lavoro è diventato mentre la sinistra non lo capiva. Significa partire dalla ricattabilità, dalle fragilità e costruire un processo che li comprenda. Significa ammettere che per anni non abbiamo parlato di tutto questo mondo che oggi rischia di venire affascinato dalle super cazzole raccontate da Renzi. Prendi un minimo garantito i diritti di clienti nel mondo del lavoro. Se l'uno si vedrà per vedremo, se sapremo tenere insieme al contrario, ritroveremo una sinistra degna di essere tale. Tocca a noi a partire da oggi, per darvi da un processo che ricostruisca una soggettività di sinistra all'altezza del nostro tempo. Una soggettività di persone e di nuove idee, non di sconfitte e di rancori. Una soggettività che si interroghi di nuovi saperi, di nuove forme, di nuovi linguaggi. Allora amici, Pippo, facciamoci una promessa. Nel passato tanti di quelli che oggi combattono Renzi sono stati capaci di essere di sinistra quando erano all'opposizione e diventare